questi valori etici, che sono dei valori fondamentali, dei valori che non possono essere intaccati da niente e da nessuno, perché credo c'è una legge, che è la legge divina, per quanto mi riguarda. E quindi vedere questo tipo di approccio a problemi etici, un approccio veramente volgare, quello di vendere il corpo di una donna per denaro. Ho definito sempre l'utero in affitto, e vorrei chiamarlo così perché è più duro, come una pratica aberrante, non solo dal punto di vista etico e morale, ma anche dal punto di vista classista, perché io lo definisco un'operazione tipo classista. Perché? Perché solo i benestanti possono afferire con i loro soldi a comprare il corpo di una donna, spesso dello stesso sesso, quindi ancora peggio, per appagare un desiderio che non riesco a capire, quello della paternità, della maternità, è sicuramente un desiderio rispettabile, io sono padre, e quindi non riesco a capire perché si possa comprare questo desiderio. E questa sera la segreteria provinciale della Lega Toscana ha voluto organizzare questo incontro, un incontro a cui abbiamo dato molto spazio e molta visibilità. Io sono Claudio Pacella, sono il segretario provinciale della Lega. Questa sera avremo con noi a parlare di questa pratica che abbiamo intitolato La vita non si compra. Penso che sia un bellissimo messaggio. Nessuno può comprare la vita, perché la vita non è nostra, non ci appartiene. Io faccio il medico, ma la vita non mi appartiene, io curo, ma non posso catturare la vita o condizionare la vita di nessuno. E quindi voglio ringraziare questa sera il sindaco di Grosseto, della città di Grosseto, dottor Francesco Carelli Colonna, che è un carissimo amico, una persona che amministra questa città con quel piglio che solo lui sa dare. E dopo ripasserò la parola per un saluto. Voglio salutare l'onorevole Susanna Ceccardi, eurodeputata del gruppo parlamentare europeo Identità e Democrazia. Francesco Borgonovo, alla mia destra, vice direttore della Verità, l'avvocato l'onorevole Simone Pillon, che tutti noi conosciamo per le battaglie che ha portato avanti. E mi voglio associare a questo applauso, perché Pillon lo merita per il modo intelligente, corretto, puntuale con cui ha portato avanti le battaglie per la vita. Poi abbiamo dottor Jacopo Coghe, di Provvita e Famiglia, che ci raggiungerà, la professoressa Lina Bettinari, del Movimento per la Vita. Lina è una carissima amica con cui qualche battaglia abbiamo anche fatto insieme. Giulia Pilloni e Chiara Del Chiappo, dell'Associazione Italia, e la dottoressa Carla Minacci, dell'Associazione Disabile, nonché consigliere comunale di quest'Aula, in cui ho presenziato e vissuto per quasi 20 anni, e mi sono dimesso da poche settimane, però la ricordo sempre con affetto. Lascio subito la parola al sito per un saluto, perché poi voglio far intervenire l'onorevole Ceccardi. Ciao Susanna, benvenuta. Perché vorrei Ciao, intervenire. grazie. Grazie a voi. Ciao. E quindi passo subito la parola al nostro sito per un breve saluto. Prego. Grazie, grazie caro amico Claudio, caro segretario provinciale della Lega, per questo invito che mi onora e mi fa sentire un po' a casa e fa sentire anche in un ambiente familiare, un ambiente che io ritengo essere un ambiente idoneo, un ambiente in cui ci si possa esprimere, in cui si possono esprimere anche dei concetti che stranamente in questa società incredibile, che a volte si evolvono in direzioni che sembrano assurde, almeno agli occhi nostri, agli occhi miei sicuramente. Riportare temi etici, deontologici sulla moralità, su questioni che a me sembrano ovvie, ma che evidentemente tanto ovvie non sono, è qualcosa di assolutamente non scontato, è qualcosa che richiede la nostra attenzione, la nostra sensibilizzazione, la nostra concentrazione. Perché purtroppo viviamo in un contesto europeo, ma in un contesto
globale, in cui tutte le battaglie che noi stiamo facendo di sensibilizzazione come quella di oggi sembrano essere delle battaglie d'avanguardia, delle battaglie delle case matte di resistenza di qualche cosa che sembra essere per il mondo che si sviluppa in una certa direzione un qualche cosa di strano, di anormale. Quindi la normalità che diventa invece normalità e viceversa. Quindi riportare sulla centralità delle tematiche locali questioni come quella della maternità surrogata, dell'utero in affitto, questioni che ovviamente a noi sembrano un ordine, ci fanno inorridire, sembra qualche cosa per noi di normale, ma evidentemente così normale non è. E quindi ringrazio veramente, sentitamente, il segretario Pacella e tutti voi che riuscite a mettere insieme in questa Corea cittadina, come vogliamo firmare la Presidente del Consiglio, delle personalità che io ho seguito, che ho ammirato, che io ho seguito come sindaco, ma anche un sindaco che è un amministrativo, che è un politico, io sono un cittadino, ma con grande simpatia, con grande afferenza e con grande attinenza, perché queste tematiche sono fondamentali. Oggi diventa normale nelle nostre scuole, anche locali, anche nella provincia di Grosseto, parlare di genderismo, parlare con una superficialità più di un affitto, parlare della moltiplicazione di opportunità che vedono al primo punto, al primo posto della società, un qualche cosa che tendenzialmente dovrebbe essere abolito proprio da chi propone, e per la mercificazione del corpo femminile, la mercificazione della donna. In qualche modo mi fa una tasca che si prenda una vernante, ma la nostra in maniera sorpreggiante, tipico dei sinistri movimenti di una certa sinistra europea, che purtroppo affonda le radici anche nella nostra città italiana, non all'aria aperta, non a viso aperto, né in maniera ruba, in maniera sorpreggiante, nella sua sordida. Ecco perché dei baluardi di coscienza e di sensibilizzazione come quelli di oggi, rispetto anche alle opportunità alternative al lavoro, io mi ritrovai a parlare anche con voi di questioni di questa tipologia e a voler valorizzare tutto ciò che è alternativo, perché molto spesso si arriva a questa conclusione per ignoranza, per disconoscenza delle opportunità, delle potenzialità, delle possibilità che effettivamente esistono. Soltanto parlare dell'opportunità di un'alternativa è stato visto da parte mia un qualche cosa di aberrante, di non fattibile, che è stato ostracizzato dalla nostra. Ecco, quindi noi abbiamo la necessità e il dovere di pungere da ultimo baluardo difensivo verso questioni che sono attinenti anche alla nostra tradizione, alla nostra etica, alla nostra religione, che purtroppo stanno vedendo quelle moltiplicarsi delle libertà laddove finisce la nostra libertà, che si incide negativamente sull'altro, bisognerebbe fare una riflessione importante a qualunque costo, ma la libertà è qualcosa che deve essere meritata, per la quale si deve lottare e deve essere costruita a livello culturale. E quindi io ringrazio tutti voi stasera che andrete in questa direzione di approfondimento e farete in modo che appunto si ricominci a parlare di queste questioni e le si porti a un orizzonte più ampio. Dichiarare la maternità surrogata, tutto un articolo universale, è un qualche cosa di assolutamente giusto, di assolutamente legittimo, di assolutamente morale e di attinente a quelli che sono i nostri ideali di società. Grazie alla Lega che lotta in questa direzione, grazie a tutti voi. Questa è la mia opinione. Grazie, Presidente. Un articolo che ci lascia per gli impegni precedenti. Grazie. Grazie a te. Mi sposto qui probabilmente perché non amo occupare questa poltrona che è del sindaco, ma per un tipo di quadratura. Ora darò la parola all'onorevole Ceccardi, ma voglio dire prima una cosa. Nei giorni scorsi, grazie alla maggioranza di quest'Aula, su promozione del gruppo consigliere della Lega, è stato proprio un ordine del giorno che crea del riconoscimento di questo reato come un reato universale, non soltanto per i cittadini italiani che lo fanno in perfetto già perseguibile, ma i cittadini italiani vanno in tutta la parte del mondo. Abbiamo chiesto al Presidente della Camera di calendarizzare la votazione e mi risulta che era in discussione alla Camera il 19, non ho notizie di quello che è accaduto dopo. Il numero del 17 è inviato perché con il decreto di Berlusconi il calendario parlamentare ha avuto uno slittamento, ma comunque è calendarizzato, mi dai la conferma, non siamo per di la conferma. Però io do la parola a Lorenzo Cercati. Susanna, sei pronta? Ti vediamo in tutto il tuo splendore.
Vediamo un attimino, raccontaci qualcosa, non è come intervenire personalmente perché per motivi istituzionali è fuori dalla Toscana, e dopo rimettere la parola alla loro deputata onorevole Susanna Cercati. Prego. Caro Claudio, grazie per questo invito e soprattutto anche per aver organizzato questo evento importantissimo. Mi dispiace davvero non essere lì con voi e abbracciarvi e salutarvi. Vedo tanti amici. Il primo che voglio salutare se ne è appena andato, ma ha fatto un intervento che condivido con la sua forza che lo contraddistingue, il nostro ospite lì a Grosseto, il sindaco Vivarelli Colonna. Voglio ringraziare anche Gino Tornusciolo che so che ha dato una mano per gli aspetti organizzativi. Naturalmente il famoso giornalista Francesco Borgonovo che viene sempre con grande forza e combatte, come dicono alla Zanzara, nelle trasmissioni televisive. L'amico Simone Pillon, il dottor Jacopo Coghe, la professoressa Pettinari, Giulia Pilloni, Carla Minacci. Ecco, vi saluto tutti con grande affetto. Questo è un tema importante, l'ho affrontato anch'io in dei dibattiti, paradossali. La prima cosa che mi dicono non chiamarlo utero in affitto, chiamalo gestazione per altri, no? Perché è un modo sicuramente più potabile, no? Per le persone, per di affrontare il tema. Questo mi hanno detto anche un assessore regionale del PD in Toscana. Perché vogliono far intendere che comunque non sia scontato e non sia per forza necessario che l'utero sia messo in affitto, ma la gestazione per altri possono anche usufruirne chi non paga. Magari ti portano sempre l'esempio della sorella, della mamma che si presta in maniera liberale, ecco, per dare alla vita un bambino. Invece bisogna proprio chiamarla col suo nome, maternità surrogata o ancora meglio utero in affitto, perché affittare una donna per metterla incinta e farle portare a termine la gravidanza e portarle via il figlio in cambio di denaro, i casi che si vogliano chiamarsi rimborsi, che poi sono rimborsi a sei zeri, è una cosa che fa caponare la pelle. Mi dicono quando io porto delle argomentazioni: voi volete farci tornare nel Medioevo. Ma forse era proprio nel Medioevo, no? Che i padroni, i feudatari mettevano incinta le ancelle, le donne con la forza per poter avere una dinastia. Erano quelli i casi, no? Esisteva la schiavitù quando esistevano le corvée. Allora chi si oppone con forza anche nei consigli comunali, azione, ogni goccia in questo mare è importante, questa barbarie. La maternità surrogata è stata, mi sentite? Mi sentite? Ora sì, vai. Claudio? Sì, ora ti sentiamo bene, vai. Ecco. Eppure ci sono alcune femministe che si oppongono a questa barbarie. Ho letto il libro della Atwood, Margaret Atwood, Il racconto dell'ancella. Margaret Atwood è una femminista convinta. Su tante questioni posso essere in disaccordo con lei. Però sulla questione della maternità surrogata dipingo un ritratto che è molto simile a quello che vogliono introdurre in Italia sull'utero in affitto la sinistra, il Partito Democratico e la sinistra. Ecco, in questo mondo della Atwood ci sono ancelle obbligate con la forza ad avere figli per chi non le può avere. Certo, coppie eterosessuali in quel caso, ma non meno grave è a mio avviso il disegno.
Eppure la Elly Schlein, la paladina dell'ideologia woke che ha vinto nel Partito Democratico le ultime elezioni primarie e è il segretario del Partito Democratico, si dichiara una femminista. Però mettere in vendita delle donne, l'utero delle donne, strappare a loro i figli per darlo ad altri, è creare nuovi bambini, è dare un contributo quindi alla natalità, o si creano invece dei nuovi orfani che perdono appena nascono la madre naturale, perché vengono affidati nelle mani di genitori non loro. Oggi, tra l'altro, questo convegno devo dire che ha portato molta fortuna, perché avete letto tutti le ANSA e il Tribunale di Milano ha negato la trascrizione di due padri gay. C'è quindi anche la giurisprudenza che negli ultimi tempi sta dando ragione alla Lega, sta dando ragione alle nostre tesi, perché non c'è una base normativa. Stamattina Gramellini, mi sembra, sul Corriere scrive ma al di là della base fanno i rispettosi della legge e della realtà soltanto quando torna comodo dice ma non Claudio sì. Sentite Ace un altro dispositivo però richiedo del tempo magari ora mi sentite ora sì. Se no posso provare a connettermi con un altro dispositivo però magari allora intervengo dopo, concludo dopo, oppure guarda vado alla conclusione. La Lega ha chiaramente sostenuto con forza la necessità di creare il reato universale dell'utero in affitto, della maternità surrogata, della gestazione per altri. Reato universale significa che ovunque venga commesso questo crimine, in Italia si verrà perseguiti. Io credo che si vada nella giusta direzione perché si difendono le donne, ma soprattutto si difendono i bambini, che anche nella legislazione sull'adozione sono quelli che devono essere tutelati in prima istanza. È sempre all'attenzione dei più fragili, quindi dei bambini che bisogna guardare e bisogna fare attenzione quando si ha un approccio normativo. Quindi grazie a tutti voi perché negli anni vi siete spesi moltissimo per questi temi. Io, per quanto possibile, nell'aula a Bruxelles ho sempre mantenuto, diciamo, una posizione coerente su questi temi e non ho mai votato anche le infiltrazioni della sinistra LGBTQIA+, hanno dovuto mettere il più perché non riuscivano a classificare tutte le loro diversità, e volendo classificare, come gli ho detto anche in un dibattito recente, tutte le diversità finite per dimenticare classificare solo alcuni e fare veramente delle discriminazioni, perché quando selezionate i più LGBTQ voi discriminate tutti gli altri. Allora noi continuiamo a batterci nelle aule parlamentari a Bruxelles, come sapete è difficile, addirittura ci hanno fatto un cordone sanitario per quelli che loro pensano che siano i non potabili, quelli che non possono partecipare al dibattito, loro si definiscono democratici. Ci battiamo nelle aule parlamentari a Roma, ci battiamo nelle aule anche consigliere. Però è importante anche che le vostre associazioni, la società civile, abbia avuto in questi anni veramente una voce critica a volte, anche nei confronti dello stesso centrodestra, e sia stata da pungolo. Perché è solo così che la coscienza e il dibattito si può veramente accendere e può nascere un vero confronto democratico. Quindi grazie a tutti e seguirò con piacere il proseguo del dibattito e scusatemi davvero se la connessione a volte è saltata. Grazie per l'impegno che hai profuso per le battaglie nel loro Parlamento.
Grazie ancora. Do quindi la parola al dottor Borgonò. Francesco Borgonò è il vice direttore della Verità, giornale che io amo moltissimo. Quindi volentieri vi passo la parola. Prego. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, della vostra presenza. Insomma, venerdì sera già essere qui a parlare di queste cose, visto il film, visto la vicinanza del altri slatti, è già un bel segno. Allora, entriamo nel vivo, per tanto siamo tutti d'accordo, no? La scrittura dell'articolo fa schifo, è già vietato dalla legge, quindi non si capisce perché iniziamo a parlare. Giusto? Non c'è trattativa, non c'è discussione, non c'è editoriale. L'utero in affitto è vietato dalla legge, quindi non se ne parla. Fine, non c'è una sentenza della Cassazione del 30 dicembre del 2022 che dà la testa al toro. Quindi evitare le motivazioni per cui è un abominio, non c'è bisogno. Quindi qualunque editoriale di Repubblica è consumo di carta e di suolo, quindi danneggia l'ambiente, per cui meglio non farlo, no? E fino qui. Il problema è perché sia vietato, la legge viene aggirata costantemente da omosessuali ed eterosessuali. La questione LGBT la teniamo da parte, perché è un modo per inquinare questo dibattito. Perché lui è un affitto orrendo, chiunque lo faccia. Allora, il punto è che giustamente è stata proposta una legge per renderlo reato universale. La legge che ha i numeri teoricamente per passare. Questa legge dovrebbe tagliare la testa d'oro una volta per tutte, tant'è che ha la popolazione di tutti i maggiori movimenti femministi del mondo, a parte quelli transfemministi che sono contro le donne. Qual è la questione? Che c'è uno spiraglio tecnico aperto dalla sentenza della Cassazione e aperto oggi dal Tribunale di Milano e ieri dalla CEDU, che ogni tanto si dimentica di prendere finanziamenti da Soros, tanto che sono degli sbandamenti. Qual è lo spiraglio? Che è il punto della discussione che abbiamo oggi. Lo spiraglio è che la Cassazione e il Tribunale di Milano dicono c'è la possibilità, siamo contro le registrazioni perché la maternità surrogata rimane un reato, ma c'è la possibilità di fare l'adozione, in cosiddetta adozione in casi particolari. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non trascrivo l'atto di nascita all'anagrafe come due padri o due madri, perché anche nel caso delle madri c'è una parte vietata della fecondazione eterologa, che per le coppie omosessuali è vietata, o c'è per me essere vietata anche per le coppie eterosessuali. Però si può fare l'adozione, che è quello che in realtà gli attivisti di LGBT stanno ottenendo per via giudiziaria e non per via parlamentare. Questo è un tema vero e difficile. Ora, il ministro Roccella ieri ha detto, ha proposto una sanatoria. Dice, facciamo una sanatoria per i bambini già nati. Cioè, questa è velocizziamo il procedimento di adozione fino alla data, no, della nuova legge sul reato universale, e poi prendiamo la pratica. Ora, il grande dilemma, secondo su cui dovremmo realmente interrogarci, e dovrebbero tutti interrogarsi, è questo qui. Perché giustamente provvida che i non pensano al futuro, ed è al futuro che noi dobbiamo pensare. Noi dobbiamo tenere presente una serie di conseguenze a lungo termine. La prima è che l'utero in affitto è solo un passaggio prima dell'utero artificiale. Arriverà il momento in cui sarà eliminato, no, il problema etico, diciamo, dello sfruttamento del corpo femminile. Non siamo tanto lontani, guardate, non siamo lontanissimi. Dobbiamo pensare a questa cosa qui.
È un po' come quando si parla di migrazione. Servivano gli schiavi prima, un po' ci saranno le macchine, faranno lo stesso lavoro, ci sarebbe più bisogno degli schiavi umani. Quando ci sarà l'unione artificiale, uno dice, vabbè, eliminato lo sfruttamento, non c'è più il problema. Invece il problema arriva da me. Il problema, come la carne sintetica, la cosiddetta carne sintetica che non è carne, il problema è togliere alla donna e al maschio e alla femmina il possesso della maternità della riproduzione. Il problema della maternità surrogata, dell'utero in affitto, è che toglie la componente realmente umana della riproduzione e lo mette nelle mani di un mediatore, che è colui che, detta come Marx, possiede i mezzi di produzione. Mi spiego. Un uomo e una donna, senza l'aiuto di nessuno, possono agevolmente, più o meno, insomma, a parte alcuni casi di fertilità, di sterilità, purtroppo stanno aumentando per vari motivi, possono agevolmente riprodursi. Se non è che c'è uno e mezzo che sta lì a dire, sai, magari qualche volta sì, ma si sono gusti. Non c'è una mediazione. Non affitto, c'è una mediazione, c'è un contratto. C'è qualcuno che espropria la maternità e la paternità e ne vincola il pagamento rispetto ai contratti. E questo è il motivo per cui non può esistere la cosa che dicono i radicali o alcuni esponenti del PD tipo Zara, cioè la maternità surrogata sui dati. Non può esistere, perché nel momento in cui c'è un contratto, tu stai espropriando la donna della maternità, purtroppo è una conseguenza lungo termine del femminismo. Prima la cercate, citava Margaret Atwood, adesso che il libro è attualissimo ed è esattamente la lettura che gli dava. Ma probabilmente l'eterogenesi dei film, perché quando Margaret Atwood parlava delle ancelle, parlava di donne che partorivano, realmente non erano madri, o meglio, erano madri surrogate, ma lei non immaginava le surrogate di oggi. Lei pensava, tante femministe hanno pensato, che la maternità fosse un peso per le donne. Bisognava fare la liberazione sessuale liberando le donne dal fardello della maternità. E allora stai rubando qualcosa. E soprattutto la madre surrogata, se cambia idea, quando una cosa è solidale, quando una cosa è un dono, io se ti porto, se porto a Vogue una torta, perché la voglio donare, sono sempre libero, arrivato sulla porta di Vogue, ti rispetto un attimo, e la torta sai che è proprio bella la torta, a Vogue mi regalo la busta di tante volte, la madre surrogata non può, perché c'è un contratto della vincola. Non può decidere come comportarsi, deve tenere, rispettare una serie di indicazioni anche durante la gravidanza, tutte quelle che servono per non affezionarsi, diciamo, così. Quindi, dico, dobbiamo guardare al futuro. Uno è quello tecnologico, cioè l'esproprio della maternità, che è il nostro nemico in qualunque circostanza. Anche se non c'è lo sfruttamento del corpo, che c'è. Tutto ciò che ruba e sottrae, la stessa cosa dell'hamburger sintetico. Se uno trova una vacca che sta nella macella, si può fare un hamburger, no? Se l'hamburger è fatto in laboratorio, senza il proprietario del laboratorio, tu l'hamburger non lo mangi. Stai dando a lui il possesso di una cosa che è tua per natura, perché lì. E questa è la prima cosa che ci deve far condannare tutte queste forme di riproduzione artificiale. Il punto molto più basso è che facciamo con questa sanatoria? Allora, io considero molto fondate le obiezioni di Comita e di Pilon che dicono se noi facciamo oggi la sanatoria, domani, perché domani la lotta continuerà. Basta vedere le risposte, nonostante l'apertura della Roccella, le risposte sono arrivate stamattina tramite i giornali dicendo ma quale sanatoria, i nostri figli sono stati abusivi, dicono famiglia con valenti. Quindi non gli va bene
chiedevano quella che una volta chiedevano, cioè la seccia della voce, per quanto la tappa. Vogliono la legislazione e il sovrappiento per la sua locale. Fine. Continuiamo a notare nei tribunali per evitare di passare dal Parlamento e per ottenere. Allora, lo dicono domani, e se troviamo un giudice che dice: guardate che state discriminando tra quelli prima della sanatoria e quelli dopo, allora bisogna fare la sanatoria e se ne dire. Io temo che sia però una strada senza via d'uscita politicamente, e mi spiego. La strada della sanatoria, de facto, l'hanno indicata il tribunale, compreso quello di Milano. Io credo che un buon risultato politico oggi sarebbe fare la legge più dura e più intransigente possibile sul reato universale. Perché lo scopo della legge sul reato universale è fondamentalmente la deterrenza. Cioè, io credo che nel dibattito parlamentare dovrebbero essere addirittura aumentate le pene. Perché altrimenti, se sono pochi anni di carcere, non se ne fa nessuno. Se è una cifra elevata, ma tutto sommato, no? Beh, uno quei soldi può dire sì, che c'è. Mi pide la denuncia, il carcere non me lo faccio, faccio pure la cioè, non è che me lo denuncia perché faccio il bilancio. L'ho fatto per l'ideale, pago quello che devo pagare, e lo so. Allora, io non ho una risposta se non questa per adesso, che magari prima migliorerà. Com'è? Già dicendo, lo guardo, e insomma, lasciamo che le cose vadano così. Io ho la sensazione che non lo perdendo questo passaggio si rischia di andare nei guai. E cerco le soluzioni più realistiche, perché altrimenti, come dici, sono tutti d'accordo che non va bene, che bisogna impedire. Però, fatta la legge, come sempre, ho trovato l'inganno. Poi un giorno, magari al prossimo incontro, parleremo anche della questione femminile, che è tutt'altra. Il Tribunale di Milano oggi dà tutta un'altra versione. Si prende un tempo per discutere, poi ne dovremo parlare. Perché ci sarebbe, ricordo, tanto amore per le donne, ovviamente, ci sarebbe un papà. No? E così, magari se non stai in una provetta, ogni tanto un bambino lo vede, lo saluta, gli dice ciao papà, è una cosa... Grazie. Grazie. Io credo che il mondo sempre puntuale e stimolante. Ora, ovviamente con grande piacere voglio passare la parola al senatore Bidona, perché è stato per tutti noi, per tutti questi anni, una bandiera dei nostri principi. Spesso attaccato, maltrattato al limite del fisico, ma persino di lui partita, presidente. Sì, pensi un po'. E quindi dopo per entrare la parola, ti sarà un piacere ascoltarlo. Prego, caro. Grazie di cuore. Io saluto e ringrazio Paolo Pacella, che è un coraggiosissimo segretario provinciale, perché appunto, come già stato anticipato, le battute che hanno accompagnato il suo intervento, non è semplice anche all'interno dei partiti politici centrodestra sviluppare con coraggio questo tipo di politiche. E chi lo fa merita, a mio avviso, un applauso. Quindi io chiedo che sia fatto un applauso a Dario, 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 che andare a cercare, che non c'è mai fatto il scrupolo di risparmiarsi questi argomenti. Non ci dimentichiamo che è diventata simbolo sia con i Cassina in tempi in cui, diciamo, che parlare di centrodestra e Toccana era quasi un seminare, al contrario, perché chi ne segue naturalmente rispetto al dito, e ha avuto il coraggio di portare avanti la linea parlamentare. Quindi grazie di cuore dell'invito, grazie a tutti voi che siete qua, grazie a Giorgio Borgonovo, che è sempre estremamente lucido e puntuale nelle sue analisi, e grazie anche all'amico Jacopo, che ci ha raggiunto e ci parlerà poco. E delle altre radici ho il piacere e il piacere di ascoltarla la prima volta, quindi diciamo che grazie a noi, a Foster, a tutti pure che nella
Allora, già il discorso è stato diretamente introdotto da Francesco, che quindi mi risparmia una lunga premessa. Arriviamo al punto. Perché siamo contro la maternità surrogata? Per una serie di motivi, e perdonatemi, ma rivendico una posizione differente dalla contrarietà che le femministe portano avanti. Già accennato alla fine del suo intervento, Francesco Morone, mi riaccio esattamente. Le femministe sono contrarie all'utero in affitto perché dicono che è lo sfruttamento della donna. Io sono contrario all'utero in affitto perché è uno sfruttamento della donna, ma è acquistare un essere umano e soprattutto togliere scientificamente un bambino il sacrosanto diritto di sapere chi è sua madre e chi è tuo padre. Quindi c'è una serie di ragioni in più per le quali noi siamo contrari all'utero in affitto. Allora, se questo è condiviso in questa sala, credo sia condiviso in questa sala, dobbiamo puntualizzare alcune posizioni che, ahimè, il ministro Roccella, a mio avviso, improvvisamente ha assunto in questi giorni. Perché aprire la porta allo sex child adoption, come ha fatto il ministro Roccella 2 giorni fa, è un errore madornale. Perché nel momento in cui noi nel 2015-2016 andiamo in piazza, facciamo il Family Day e diciamo siamo contro le unioni civili perché con le unioni civili immediatamente ci sarà la legittimazione della seconda adozione e inevitabilmente ci sarà l'apertura alla cosiddetta famiglia arcobaleno, ai cosiddetti omogenitori, e quindi noi andremo a perdere la mamma e il papà e alla fine ci troveremo con genitore 1 e genitore 2. Quel discorso lì era valido nel 2016, ma è valido anche oggi, non è cambiato. E non accetto il discorso per cui la contingenza è, sai, politicamente, dobbiamo trovare una mediazione, eccetera, che ho sentito fare sempre dal video, eccetera, perché non è accettabile. Perché la mediazione politica può avvenire su tutto quello che è mediabile, ma qualcuno di molto più importante del vestito di bianco che ha preceduto la padre Papa Francesco ci ha spiegato che su alcuni valori ci sono dei cosiddetti principi non negoziabili. E la vita umana, la vita di un bambino, se vi permettete, è un principio non negoziabile sul quale io non accetto la negoziazione. Io non voglio l'aiutare a negoziare, a dire a portare, perché sei 1 milione di ebrei e facciamo uccidere uno, 1 milione di ebrei. Va bene, anziché sei uno, ne avrei pagato 5 milioni di ebrei, non è negoziabile. È un principio, è come tale, non è soggetto alla negoziazione. Ecco perché non accetto neanche che si parli di sanatorio. A parte che le sanatorie si fanno in case, sul box auto, se si possono fare una verata, se non te la passi, si possono fare più mani. Quindi, primo discorso. Secondo discorso, la sanatoria, e già l'ha detto Mirandetti dal 109, introduce una disparità di trattamento tra il bambino che ce l'ha e il bambino che ce l'ha. E domani mattina il giudice di pace del primo paesino della bassa Grossetan si alza e dice: scusate, ma qui dobbiamo mantenere la parità, non possiamo permettere che ci sia una, come dire, svalutazione del principio costituzionale della parità di trattamento in situazioni simili. Oltretutto si tratta di diritti, direi primari, addirittura si tratta di diritti non disponibili, conseguentemente è chiaro che la sanatoria, che fosse decisa per i casi indietro, diventerà immediatamente applicabile per i casi avanti, e avremo vanificato la vita. Accanto a questo ragionamento, vi presento un ulteriore ragionamento. Io ho avuto il dispiacere di studiare i contratti di internazionale. La Luisa, che sono fatto mandare a Giro, per copie di contratti, il contratto che usano in Oregon, il contratto che usano a Cipro, il contratto che usano in Spagna, e le vi sono studiate. La situazione della donna usata come madre surrogata è di tale soggezione alla clinica e quindi agli acquirenti, per cui quella donna accetta che la sua vita sessuale sia regolata, per cui devono avere l'autorizzazione della clinica per poter avere un altro rapporto sessuale durante la gravidanza. Accetta che la sua vita sanitaria sia regolata, terzi, al punto che deve avere l'autorizzazione della clinica per assumere un farmaco per il mal di testa. E al mal di testa deve prima farsi autorizzare l'iscritto per prendersi un moment o non so che cosa. Addirittura in questi contratti c'è scritto che non può avere a che fare
con animali domestici, una ragazza rinuncia al gatto, al cane, che ultimamente sembra avere molto di più di bambini, pur di seguire quel contratto. Quanto credete che ci metteranno le cliniche interessate a lavorare con l'Italia per inserire in quei contratti una clausola in cui la madre, oltre a dare il bambino, dia anche una dichiarazione in cui scrive di aver avuto un rapporto carnale con il padre biologico del bambino? E quindi abbia di fatto immediatamente preso impossibile qualsiasi intervento penale, visto che c'è la dichiarazione scritta della donna che dice ho avuto un rapporto carnale e quindi il bambino è stato concepito non in provetta, non con l'utero in affitto, ma con un rapporto sessuale. Dopodiché la dichiarazione sarà integrata nella dichiarazione che già oggi fanno all'atto del banco, e cioè la rinuncia alla responsabilità genitoriale e il mancato riconoscimento del figlio, e cosa fa ovviamente la clinica che fa l'utero in affitto? I soldi se li tiene tutti quanti fino alla fine, da solo dei piccoli acconti, finché la donna non firma quello che deve firmare e lascia il figlio a quel punto le danno i soldi. Lo vuoi? Cambi idea? Perfetto, però non ti viene la vita. Allora, in una situazione di tale soggezione, di tale soggezione, di tale disparità, chiaro che se donne fanno evidentemente perché sono una situazione di necessità, nessuno di voi lo fa, nessuno di voi lo fa. Bene, noi pensiamo di spaventare i cosiddetti genitori surrogati dicendogli guarda che noi facciamo un processo penale. Non rischiamo minimamente spaventare. Alcuni faranno quello che ha detto Francesco, ma cioè diranno, vabbè, devo pagare la multa, pago la multa, devo patteggiare, patteggio e buona notte. Una soluzione che dice Francesco è praticabile, aumentiamo le pene, se ti metto 10 anni di reclusione non patteggi più, perché si sì, c'è quello del patteggiamento e quindi va in carcere, è proprio fisicamente in carcere. È una possibilità, però poi bisogna contare la prova che davvero sia stato un delitto colposo e diventa tutto molto più complesso. Io credo che la soluzione ultima sia quella di tornare alle origini. C'è un mio carissimo amico, una persona estremamente per bene, che sta governando in questo momento in un paese europeo, un uomo molto coraggioso, che non si è fatto scrupolo di andare incontro alle critiche e che però si è tirato dietro il suo popolo, perché il popolo ha riconosciuto questo coraggio. Si chiama Viktor Orban. Sapete cosa ha fatto questo signore? Ha scritto nella Costituzione che i bambini hanno diritto alla mamma e al papà. Allora è quella la soluzione, scrivere nella Costituzione che i diritti hanno, che i bambini hanno diritto alla mamma e al papà. Forse non serve scrivere nella Costituzione, possiamo anche scrivere nella legge. Possiamo scrivere un atto normativo che non è certo di tutti quei bastardi molto complessi, visto che la nostra è una Costituzione rigida. E tuttavia, una volta che noi abbiamo garantito il diritto del bambino ad avere mamma e papà, abbiamo automaticamente risolto gran parte dei problemi, perché a quel punto i tribunali dovranno per forza applicare la legge e non saranno più possibili sterciare le docce farlocche per le quali salta fuori che un bambino c'ha due uomini come genitori o c'ha due donne come genitori. Quindi un tornare al principio fondamentale che ci muove, che cioè il fatto che sia rispettata la naturalità della genitorialità, è il primo passaggio. E ora anche su questo c'era una proposta che aveva fatto proprio Giorgio Meloni qualche anno fa e l'aveva pubblicizzata, ripetuta, eccetera. E credo che sia una buona cosa, credo che vada riscoperta. Adesso la trovo, come dire, una possibile soluzione, mi permetto di presentare anche lui. Nella proposta di legge utero in affitto reato universale che era stata proposta dalla Lega nel 2018 e della quale onestamente il sottoscritto era il primo firmatario e poi è stata fatta proprio per Giardini, per grande gioia, e soprattutto che Matteo abbia dovuto aderire alla proposta e farla propria, c'era un'altra norma. Cioè, oltre all'utero in affitto reato universale, oltre alla perseguibilità del fatto commesso anche all'estero, oltre all'aumento delle pene, c'era anche un'altra norma, che era quella di equiparare l'utero in affitto alla sottrazione di minore. Oggi, se tu vai a comprarti un bambino in un proprio in Nigeria, arrivi alla frontiera, prendono il bambino, lo dichiarano adottabile e tu vai in galera. Io non vedo tanta differenza tra chi va a comprarsi un bambino in quel modo
che ti va per la sua. Allora, rendere di fatto impossibile per gli acquirenti tenersi il prodotto che sono andati ad acquistare è l'unico modo di fare seria deterrenza. Perché se tu gli prometti la galera, avranno sempre la possibilità di dire che magari riesco a farlo o comunque magari parteggio, o comunque magari parlo, eccetera. Ma se tu gli dici comunque vado per cose, il tuo bambino non potrà stare con te, perché tu l'hai comprato, l'hai usato come un prodotto da banco e quindi non sei un buon genitore, questo sarà sì un forte deterrente. Ma è difficile, Allora, se siamo davvero convinti che il narcisismo sia lo tipo che tutti noi pensiamo che sia, che sia una nuova forma di schiavitù orribile e inaccettabile, che sia uno sfruttamento terribile del corpo delle donne, e allora dobbiamo trattare per quello che è, e cioè un crimine gravissimo. Esattamente come un crimine molto meno grave, cioè il furto di un'automobile, se tu vai a rubare un'auto in Germania e la porti in Italia, magari in galera non ci fai, perché mai in galera non ci fanno più, però la macchina alla fine te la porta a rovina. Esattamente la stessa cosa, a maggior ragione, va fatta se quel furto, quell'acquisto contro la legge, riguarda non una cosa, ma una persona. E non fatevi ingannare dai piani 6, ma noi lo vogliamo vedere lui governare, eccetera, eccetera. Perché un bambino che viene portato in Italia un mese, due mesi, forse anche 6 mesi, forse voglio esagerare anche un anno, che viene portato in Italia da 2 acquirenti, è un bambino che merita di avere la mamma e il papà che lo rispettino, che gli vogliono bene e che possano ricongiungerlo con la sua storia. Vi lascio con un'unica pennellata che non viene da me, che mi ha ispirato una cara amica che potrei conoscere, che è stata Miriana, discutendo con lei, è sempre un punto di vista molto materno, molto femminile, e io che sono un punto di vista ovviamente molto paterno, anche perché come mamma io faccio veramente vedessimo. E quindi lei ha aiutato, mi ha detto, noi dobbiamo anche metterci dal punto di vista del bambino, il quale un giorno si chiederà il senso della sua storia e si chiederà, ma quella mano che mi ha venduto, questi uomini che mi hanno comperato. Ecco, e da questo punto di vista noi dobbiamo fare in modo che questo bambino cresca con una coppia uomo-donna capace di prepararlo ad affrontare quello che tanto prima o poi dovrà affrontare, cioè la domanda che tutti noi ci siamo posti e decisi. Meritiamo di avere una risposta, e cioè chi sono, da dove vengo, che è la mia mamma, che è il mio papà, perché sono un mondo. Allora, bando ai piani 6, è il momento delle decisioni coraggiose. Vogliamo davvero fermare il mio affitto e il paio dell'affitto, quel bambino con te non può crescere, quel bambino con te non può stare. Grazie. Grazie a tutti i di noi. E vorrei aggiungere che anche una relazione biologica e culturale in cui si perde quella memoria di discendenza che tutti noi ci portiamo dietro. Però vorrei dare la parola al dottor Jacopo Poche, che rappresenta il movimento Pro Vita e Famiglia. Prego, dottore. Grazie mille, grazie a tutti gli organizzatori per questo invito. Parto anch'io dalla storia, perché è un tema di stringente attualità, ma a differenza dei relatori prima di me, io penso che ci sia una sanatoria possibile, ma impraticabile. E sarebbe quella semplicemente di ridare a questi bambini la loro mamma e la loro papà. Il problema è che, stante le condizioni attuali, tutto questo non è possibile. Ma perché oggi stiamo parlando di sanatorie, di tribunali, di ricorsi, di sentenze della CEDU, la Corte Europea dei diritti dell'uomo? C'è un motivo e c'è una colpa di qualcuno. La colpa è di quei sindaci di sinistra radicali che stanno facendo delle sperimentazioni trascrivendo questi o trascrivendo o formando degli atti anagrafici.
nei quali scrivono il falso. Scrivono che due donne sono due mamme del bambino e due uomini sono due papà di un altro bambino. Quindi questo è il dato di fatto. Oggi stiamo discutendo a causa di questi sindaci che hanno dichiarato il falso e veramente senza alcun interesse per il minore in gioco in questa partita, ideologicamente hanno prodotto questi documenti. Io credo anche che, a differenza di Francesco, ci sia bisogno un po' anche di parlare delle ragioni e che cos'è il libero affitto, perché come forse molti di noi sono cattolici, tutte le domeniche vanno a messa, hanno bisogno un po' di rinfrescare le motivazioni, soprattutto perché oggi veniamo bombardati da un certo tipo di narrativa, da un certo tipo di argomentazione, sembra che chi è contrario a queste pratiche non sappia più anche proferire delle risposte che siano date, no? Perché molto spesso ci danno anche i termini e le ragioni, i nostri ragionamenti. Allora partirei dal raccontarvi una semplice storia, avvenuta nel 2011, dove due ricchi signori che voi conoscete, Elton John e il suo marito David, decidono di acquistare un bambino tramite la pratica del libero affitto in Australia. Succede che questo bambino però, dopo questa volta dove è un partorito, lo insegna ai due genitori, tra virgolette, tornano in Gran Bretagna, ma questo bambino, diciamo, si vede che ha qualche disagio. E Elton John pensa bene che forse una cosa che avrebbe potuto fermare questo bambino era dare il meglio a questo bambino, oltre a dargli soldi, agiatezza, per visite e tutto quanto. Una cosa che mancava era il latte materno. Quindi cosa pensa bene di fare un giorno? Di prendere un aereo della FedEx, mandare a prendere il latte in Australia per dare a questo bambino il latte della madre del padre. E il bambino cresce bene e, diciamo, il suo sviluppo e anche, diciamo, la sua agitazione si calma, si avvia. Perché vi racconto questa storia? Per farvi semplicemente rendere conto di quanto sia aberrante questa pratica, di quanto a queste persone effettivamente non interessi i diritti del bambino. Perché oggi c'è una grande confusione. Si parla di desiderio, si parla di diritto al figlio, ma c'è una confusione tra diritto e desiderio. Allora, non è possibile oggi che tutti quelli che siano i desideri delle persone debbano per forza di cose diventare dei diritti. E il bambino non può essere mai oggetto di un desiderio, ma un soggetto che ha dei suoi diritti. Ok? Ritornando anche alla questione delle trascrizioni, e alla questione in generale anche del libro affitto, è molto importante sottolineare il fatto che se questi, cioè, rivolgendomi anche a chi pratica, a chi costruisce questa pratica, con gli stessi loro ragionamenti, se un bambino può essere privato della sua mamma o del suo papà biologico, allora queste persone potrebbero stare benissimo senza avere un bambino, per lo stesso ragionamento. Cioè, se io posso privare a Francesco la sua vera mamma e il suo vero papà, allora queste persone che prima di questo bambino possono stare senza questo bambino, non hanno il diritto avere questo bambino. Oggi invece vediamo questo rovesciamento, anche nella comunicazione. Vi faccio ragionare su un paio di parole come ragionava circa di prima. Guai a parlare di libero affitto, perché ti correggeranno pubblicamente sempre, dicendo che questa azione per altri, perché libero affitto è un termine svilente per queste persone. Me ne sono segnate alcune perché sono molto divertenti, no? All'interno delle pratiche sottosicili si parla di molto spesso donatrici di ovulo. Fino a nessuno dona ovulo. C'è un contratto commerciale dove quella signora vende un ovulo e viene ricompensata e pagata per tutti i trattamenti che lei deve subire. Perché la donna che dona l'ovulo non è la stessa donna che gesta il bambino. Qui ci sono in campo una serie di persone. Voi immaginate che questo bambino, quando crescerà, che si dovrà avere l'ovulo di una donna, gestato nella pancia di un'altra donna, il seme di un altro uomo e due genitori che sono differenti.
Ma qualcuno ha pensato che se un bambino quando crescerà non si potrà sentire? Qualcuno ha mai fatto degli studi seri su quali saranno le conseguenze psicologiche, ma anche fisiche e mediche di questi bambini? No. Perché? Perché oggi la psicologia e la medicina sono in mano a certe lobby di sinistra, certe lobby radicali, e se qualche professionista, ne conosco tanti in Italia, hanno paura a parlare, hanno paura a fare studi, a pubblicare studi su quali sono le conseguenze a lungo termine della crescita di questi bambini, perché erano cacciati di omofobia e verrebbero immediatamente radiati dall'alto. Questi sono i problemi oggi, per questo oggi ogni tanto compare qualche studio sull'ansia, sulla dinamica Rons, sulle pubblica, di come questi bambini possono crescere in maniera sana in coppie dello stesso sesso o anche in coppie eterosessuali, perché poi, come si diceva, entrambi i tipi di coppie attraverso la pratica dell'interno affitto. Molto semplicemente perché chi la pensa diversamente viene cacciato di una persona medievale, transigente, omofobo e non può parlare, soprattutto in ambito medico, scientifico e anche stesso giornalistico. La verità è veramente un'eccezione in questo campo. Lo stesso vale per altre parole come il donatore dello sperma, che è semplicemente un genitore di sperma che gli è variato, e soprattutto si parla di genitori di intenzione. Non di nessuno genitore di intenzione. Questi non sono genitori di intenzione, sono semplicemente degli acquirenti che segnano un contratto e per questo contratto hanno diritto a preparare questo bambino nel momento in cui la donna lo partorirà. Un'altra parola anche molto divertente è famiglia accompagnata. In che senso ha? Cioè veramente mi chiedo che senso ha questa parola? Allora, le persone dello stesso sesso che si uniscono civilmente sono delle unioni civili che nella nostra legge sono riconosciute come delle formazioni sociali e non sono equiparate al matrimonio, quindi sono semplicemente coppie dello stesso sesso. Ma la distinzione più grande è leggere in questi giorni sui giornali che ci sono figli di coppie dello stesso sesso, figli di due papà. Cioè, e nessuno si ribella a questa neolingua che ci viene coordinata quotidianamente sui giornali, sulle TV. Non esistono i figli di coppie dello stesso sesso. Esistono figli che vengono acquistati o figli che vengono adottati parzialmente da coppie omogenitoriali. Il problema dell'interno-affitto, invece, allora qual è? E qual è il problema ancora delle trascrizioni oggi? È perché queste coppie fanno di tutto per impugnare, per vedere trascritti queste loro certificazioni? Ma io mi chiedo, queste coppie che desiderano avere bambini tramite queste tratte, ma sarebbero così pazzi da portare un bambino in uno stato dove loro dicono che non gli vengono riconosciuti questi diritti? Allora, o mentono o sono delle persone sabbie. Secondo me è più la seconda, perché oggi questi bambini sono riconosciuti tutti i diritti. L'avvocato, anche il signore Villone, lo può dire, attraverso scritture private, attraverso deleghe. Questi bambini possono fare tutto ciò che vogliono. Possono fare anche il genere, possono fare anche lasci testamentari, possono fare deleghe sanitarie, qualsiasi cosa. Possono fare qualsiasi cosa. Allora qual è il vero problema? Il vero problema è sempre il desiderio, il presunto desiderio dei genitori, che vogliono vedere le conosciute su carta, questa vogliono vedere certificata la loro genitorialità. Questo è il problema, non è un problema di bambini, è un problema di desideri degli adulti. Allora, chiudo semplicemente dicendo questo. Noi oggi siamo davanti, parlavo con Francesco Dottoce di Medioevo, no? Si parlava di ancelle. Oggi davanti a noi sembra che abbiamo una sfida. Da un lato ci sarebbe un Medioevo, un presunto Medioevo, un'epoca Puglia, dei bigotti seduti qui che stanno parlando di levare diritti ai bambini, e dall'altro lato c'è un presunto progresso, okay? C'è il futuro, c'è l'avvenire della società, e noi qui a questo banco non saremo capendo. Allora io quello che vi dico, non fatevi ingannare, non fatevi ingannare dalle parole e dai ragionamenti, perché quello che ti stanno proponendo oggi in tutta la fine è semplicemente una schiavitù, è una barbarie, non è progresso. Il vero progresso è quello che va avanti, ma che non scorda quali sono le proprie origini, le proprie tradizioni, la propria cultura, il proprio passato, coltivandolo, come diceva Gustav Mahler, che la tradizione non è il culto di decenni, ma la preservazione del fuoco. Quindi noi oggi, in una forma differente, stiamo preservando questo fuoco. Stiamo preservando un semplice diritto, un diritto di un bambino ad essere riconosciute le proprie origini e i propri genitori.
perché un domani questi bambini ci renderanno conto tra 20, 30 anni, se andate su internet trovate delle testimonianze meravigliose che in Italia non vi fanno vedere, i bambini che oggi hanno 30 anni che raccontano: io mi sono sentito trattato come un prodotto. Quando mia mamma da Mocerenia mi ha raccontato che aveva avuto voluto un figlio con la relazione di grandezza assistita, mi sono sentita trattata come un oggetto. Ma come potranno crescere sanamente questi ragazzi? Quindi oggi è importante dire un'occhiata, e secondo me, come dicevano anche Francesco e Simone, questa legge può essere assolutamente migliorata. Ci sono diversi margini, noi stiamo facendo un lavoro anche di presentazione dei pezzi parlamentari, di alcune proposte per rendere questa legge ancora più stringente, e ben venga se ci fossero leggi, norme, modifiche della Costituzione per inserire il diritto da bambini a avere una mamma e un papà. Grazie. Grazie, grazie. Io volevo passare la parola ai relatori e poi concluderemo. Ringraziando Giorgio Torluccio per l'organizzazione che è stato già fatto. Io voglio ringraziare Alessandro Tragaglia, che è non solo un consigliere comunale, che era anche il segretario cittadino, che ha contribuito in maniera importante alla realizzazione di questo convegno. Ma voglio ringraziare soprattutto le forze dell'ordine, perché proprio ieri hanno avuto l'ardire di un comunicato stampa, un collettivo che io non conosco, in cui invitava la gente a stare alla larga di questo convegno. E quindi il rispetto di Carabinieri, Polizia, che è in Piazza d'Arte, è venuta la nostra segnalazione, quindi voglio ringraziare di voi, questa gente che oggi è stata costretta a stare qui a lavorare per proteggere il nostro diritto di parlare e di manifestare e di difendere le nostre idee. Grazie davvero per questo diretto. La parola a Lina Pettinari, la professoressa Lina Pettinari, che è il Movimento della Vita, a cui io sono iscritto, quindi sono in parte. Prego, Lina. Ringrazio Claudio per questo invito. Diciamo, per me è un piacere ascoltare i relatori, come ho sentito, che condividono questi valori che il Movimento della Vita mi sente profondamente. Io sono stata un'insegnante di religione, ma sono prevalentemente una volontaria. Sono anche la responsabile regionale del Movimento per la Vita, ma mi sento una volontaria del campo. E vi posso garantire che quello che ho sentito lo condivido in pieno. Il bambino ha diritto di un babbo e di una mamma. E porto l'esempio delle nostre mamme, che sono molte volte sole, non hanno il compagno, non vengono sostenute, eppure hanno un grande coraggio e riescono a tirarsi alla vita se sono aiutate. E vedo quanto questa cosa sia in pericolo. Noi oggi attraversiamo la più grande rivoluzione culturale, la più grande rivoluzione antropologica, perché c'è una sconnessione dell'essere umano e si nega il diritto di natura. E questo è una filosofia, parecchi filosofi anche contemporanei. Se vi parlate di diritto di natura, vi dicono che non esiste. E questa connessione porta anche confusione a livello culturale. Io ho fatto l'insegnante, per esempio, sento moltissimo l'educazione dei giovani e cosa viene trasmesso. Quindi la responsabilità anche dei politici e delle persone della cultura, dei giornalisti, dell'usare il dire la verità. L'utero in affitto è stato ben definito, è un obbrobrio, non solo, è un contratto e la vita non si compra. È bella l'immagine. Io tempo fa avevo raccolto altre firme proprio contro l'utero in affitto e mi fa piacere che la Lega
che il centrodestra si sia preso a cuore questa volta, perché credo che ci debba essere proprio questa, diciamo, questa unione tra chi lavora nel volontariato e chi propone le leggi e chi poi le porta avanti, perché così facciamo crescere la comunità. E chi si occupa della cultura ha una grande responsabilità. Il problema della confusione dei termini, dell'antilingua, è qualcosa che rende difficile, diciamo, far capire le cose. Se noi oggi ai giovani parliamo del nome celebrità o delle figlie temi, molti giovani considerano questa cosa quasi normale. Questo è grave. Perché? Perché nella scuola vengono dati dei messaggi molto contrastanti e i ragazzi sono confusi. Se ai ragazzi si dice che la vita è un valore, inizia dal concepimento. Io ricordo proprio in questo consiglio comunale con il dottor Beglieri, professore universitario, e lui disse che quando uno studente di medicina veniva interrogato e gli diceva che la vita non cominciava con un concepimento, non riusciva neanche a accomodare, cioè gli diceva prego, torna la prossima volta. I ragazzi di quella classe, che erano la quarta e la quinta, in quelle classi rimasero sconvolti, sentono due mesi a parlare con la professoressa, a dire ma professoressa, ma allora è vero, è un bambino, è un essere umano. Qui c'è da rifondare veramente sia diciamo la cultura, il linguaggio, e bisogna comprendere molto bene i saggi che noi abbiamo. Io credo che non solo la donna è schiavizzata e l'utero è una finta, lo doppio, ma i diritti del bambino vanno salvaguardati in primis. Lo dice la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. E non solo, se leggiamo la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, si dice che il bambino deve essere sempre toccolato prima della nascita e dopo la nascita. E la tutela del bambino non può essere di non avere una famiglia normale. I desideri non possono essere trasformati in diritti. Questo è una cosa, diciamo, fondamentale. E soprattutto dobbiamo dire la verità dove ci troviamo, anche posso di pagare il prezzo. Io ho visto le nostre mamme i sacrifici che fanno, e diciamo di, che è fondamentale aiutare le famiglie, diciamo, a portare avanti i bambini in una certa maniera, e anche il fatto che questi bambini vengono privati di diritti, bambini di genitori dello stesso sesso, non è assolutamente vero, perché ci sono i bambini che vengono riconosciuti da un solo genitore come un bambino che ha un genitore solo e naturalmente cresce, ma l'importante è che sappia la verità sulla sua storia personale, che sappia chi è, dove va, qual è la sua situazione. Io credo che noi dobbiamo fare un grosso lavoro a tutti i livelli e forse, diciamo, insieme, sia il mondo politico, sia il mondo della cultura, e sia, diciamo, il volontariato, che in Italia ce n'è tanto, si può lavorare insieme con le istituzioni. Certo, ci dobbiamo rendere conto del momento che viviamo. E secondo me questa battaglia, se la perdiamo, diventerà normale come normale è diventato l'interruzione di gravidanza con molta facilità, non vengono passate le informazioni, viene creata una mentalità e una cultura, e questo è molto molto grave. Io vorrei concludere con un tema di un ragazzo che alla fine era intitolato Generazione Z, che cosa vuoi dalla vita, mi dice
è di fondamentale importanza che il nostro ascolto si faccia accompagnamento e aiuto necessari per trovare ragioni di vita. Le persone, la famiglia, le istituzioni e le comunità non si sottraggono quindi a questo compito imboccando scorciatoie ipocrite, ma si battono invece per costruire sempre più serenamente ogni vita e che venga dato il diritto ad ogni persona di conoscere la sua storia. Grazie. Quando va la parola al rappresentante di questa associazione centenaria, di la Ridoni Carne di Piatto, per dire, prego. Buonasera, io intanto ringrazio non solo per l'organizzazione dell'evento, ma anche per l'invito a sostenere come la nostra, sicuramente giovane, però il fatto che noi siamo presenti qua oggi, secondo me dovrebbe proprio lasciare intendere che questa è una lotta che va oltre le competenze politiche, le competenze religiose, ma che si arriva proprio nei cuori dell'opinione pubblica e di chi decide di difendere quello che è proprio la civiltà europea, quello che chiunque decida di difendere proprio il valore della famiglia. E penso che sia una seria occasione per dire la verità riguardo a ciò che è ultimamente tutto in attivo contro la narrazione di chi mistifica questa attività con parole curate, rendendola come appunto un gesto d'amore. Ecco, per quanto riguarda la nostra società, il nostro coordinamento, come dicevo, un coordinamento giovane, creato da un gruppo di giovani e donne, quindi ci si intende di promuovere una figura femminile che si risposti con forza dagli esempi di donna attiva nella società. Che noi oggi contestiamo. Noi oggi viviamo ovviamente in una società che è estremamente tesa alla lotta ai generi e attraverso anche la lotta tra i generi. Siamo in una società che vede la donna diretta concorrente dell'uomo, quindi se gli uomini e le donne fossero nemici in guerra per vincere un titolo. Viviamo una società in cui donne che non si credono sufficienti nelle proprie vesti decidono di indossare invece i panni dell'uomo e scindendolo mascherando in questo modo di acquisire maggior valore agli occhi della società, ma per più agli occhi di loro stesse. Per questo comportamento che è sempre più frequente nella società di oggi, in realtà, un fatto di svalorizzare la peculiarità del ruolo della donna che alimenta questo conflitto tra uomo e donna. Perché ora io vi ho una cosa sicuramente ovvia, ma tanto sembra che visto i temi di cui ci si trova a discutere, dopo sembra che la discussione va proprio a essere riportata agli elementi di base, le donne non possono essere uomini. E pertanto, anche se una donna tenderà a imitare per quanto in maniera performante un uomo, non riuscirà mai a fare qualcosa, non tanto per superiorità e inferiorità, perché siamo diversi. Purtroppo oggi la diversità fa molta paura, non so neanche la verità, qualcuno. Quindi, questo cosa succede? Queste donne che imitano gli uomini si troveranno poi per base da un qualche sentimento di frustrazione che riverseranno poi inesorabilmente negli uomini, che non hanno però come donne che ci sono per fare la stessa. Ecco, questo non voglio, con questo discorso, non voglio fatto porre l'uomo e la donna su livelli differenti di superiorità o inferiorità, anzi, ritornando al nostro coordinamento, il nostro coordinamento nasce la volontà di uscire da questa dinamica di inferiorità e inferiorità, ma nasce invece per valorizzare la complementarietà di sessi, per trattare la naturale quanto giusta differenza tra uomo e donna, liberandoci da questo impatto di gara tra uomini e donne.
Noi donne abbiamo dato alla storia italiana nell'arco degli anni degli esempi luminosi e infatti storicamente. Pensiamo al campo sportivo come la volta nelle Olimpiadi del 1936, e passando al campo artistico possiamo parlare di Italia Campana o Persia De Rossi, che in ambito artistico sono state veramente artiste delle illuminate. E abbiamo dato delle rovine dei cieli all'età, che lo si atterrà, un pioniera nelle volte, la prima donna a ottenere la prima. E abbiamo oggi delle donne estremamente preparate a livello culturale, delle donne del fare, abbiamo delle donne combattenti, estremamente performanti negli eserciti in Ucraina, in Siria, negli eserciti anche nel territorio. Ecco appunto, quindi donne del fare, donne cultura, donne per ciascuno distinguersi in ambiti che sono prettamente maschili, sappiamo trovare i nostri passi. Che sono delle donne sanno fare, cioè partire, che questo è giusto dirlo, dato che la discussione deve essere portata dei limiti in base, ci sono delle cose che fanno le donne partorire e non essere. E questa lotta tra generi stiamo pensando in una società che in realtà appunto distrezza i generi perché distrezza proprio la diversità. Perché la differenza di genere è un prodotto poco commercializzabile, un prodotto poco vendibile, invece creare un individuo Z che non ha una chiara appartenenza sessuale, non ha un chiaro genere, ovviamente è molto più commercializzabile. Decidere che questo individuo Z può, se vuole, a suo vizio e capriccio avere un figlio è commerciale, venderlo è commerciale. E questa è proprio la sintesi del tutto, un prodotto che la società ci dà da comprare. E mistificato questa azione, giocando le parole, parlando di generazione operata, quindi parlando, definendo come un gesto trampore, non rende diversa chiaramente la realtà. È chiaro infatti che se noi uscissimo da questa sala e andassimo in un bar qualsiasi a parlare con un cittadino X disinteressato da politica, disinteressato da la religione, e gli dicessimo ma lei è d'accordo sull'acquistare una vita, secondo lei si possono comprare i bambini? Chiunque risponderebbe no. Certo che se poi nei programmi televisivi un primo affitto viene chiamato con altri nomi e si decide che è una soluzione all'infertilità o venduta appunto con più che cartelli e lì ovviamente pratica rovine come questa parola non trova di strada. Questo dibattito oggi seppur fosse scontato e invece cruciale perché riguarda proprio il futuro del nucleo più importante della città italiana, che è appunto la famiglia. E questo incontro, noto con un piacere, che è anche un po' di contraddittorio. Come mi dispiace, ma è più bello perché non sia propensa all'avventura o al dibattito, ma perché semplicemente considerare concepibile la compravendita della procreazione o degli esseri umani è veramente disgustoso, è mostruoso, oltre ad essere veramente funzionale a una società che si è totalmente strutturata sulla questione di poter sempre creare tutto, comprarlo, venderlo, sostituirlo, sempre ovviamente mistificando e sappiando quello che poi viene effettivamente realizzato. Quello che viene effettivamente realizzato è una compravendita di esseri umani, perché questo che è una tratta di esseri umani in cui donne, come è stato detto, molto spesso in condizioni economiche sfavorevoli, si ritrovano a essere sottomesse, soggiogate da ricchi
potenti che decidono di commercializzare, comprare tutto ciò che rimane nel momento, in quel momento. E ovviamente si tratta di una certificazione senza unico, nel senso che, come è stato anche citato prima, avviene sempre con una condizione sfavorevole dall'altra, e invece una condizione avvantaggiata, economicamente performante dall'altra. Dobbiamo essere coscienti che quello che sta accadendo in questo momento, cioè tutto in affitto, consiste soltanto in siti internet in cui uno può sfogliare i profili delle persone, come se fossimo su Facebook o OnlyFans, però invece di trovare vecchi compagni del liceo, troviamo dei cataloghi dove ci sono delle madri, che sono ridotte principalmente a delle mere madrici, e che vengono in il loro corpo perché appunto magari in condizioni economiche. Tempo un po' tempo fa è stata una voce nonna sugli altri, una madonna, un programma, a forte supporto dell'utile in affitto. Già cosa era di per sé una piattaforma come la decide di appunto promuovere una pratica di teatro, non so se di quello non è anche legale. Il nostro coordinamento in tutta Italia ha fortemente contestato questo programma. E quello che ci ha fatto maggiormente effetto riguardo alla nostra organizzazione non è stato tanto la risposta di per sé, che è puntualmente fatta da come Arci, per esempio, ma il fatto che in tutte queste contestazioni non mi sta citando il messaggio che noi abbiamo lasciato, che cito testuale, era punto in affitto uguale sfruttamento. Punto in affitto uguale sfruttamento è un messaggio identitario che dovrebbe comprendere chiunque, e mi sfido sinceramente a contestare. Loro non hanno neanche citato in nessun tipo di contestazione riguardo alla situazione, perché effettivamente quello che viene detto riguardo al punto in affitto è esattamente corretto. Però contestarlo significa smascherare un tipo di politica, un tipo di interessi che ci sono ovviamente come dietro. Se fosse vero che tutto in affitto è effettivamente una scelta da noi, come citava il programma di realtà, allora per quale motivo viene previsto il pagamento quando il bambino viene consegnato negli altri mani? Per quale motivo è previsto una. Intanto, se effettivamente tutto in affitto deve essere la risposta piacevole alla questione dell'interpretità che c'è sempre stata nelle donne, per quale motivo è argomento così puntuale oggi che la comunità LGBT più e altro ha deciso che il proprio capriccio della settimana è aprire il bambino? Perché ovviamente non è il mio contesto d'amore e la risposta di questa famiglia è semplicemente un modo di commercializzare qualcos'altro, di venderci qualcos'altro. In questo caso però purtroppo è la vita. Ecco, questo purtroppo è proprio un disegno che prevede la ricostruzione di tutti i pilastri che fondano la civiltà europea. E a questi mercanti non possiamo rispondere che mi sembrava la nostra identità. Grazie. Prima la parola alla dottoressa Carla Gnacci, che è una collega e un consigliere comunale in quest'aula, rappresenta l'associazione Equità, di cui confiderà Chiara Del Chiappo, e prego di stare con i tempi. Grazie, prego. Allora, buonasera a tutti, io ringrazio veramente gli amici della Lega e tutti i miei predecessori per aver organizzato gli uni e l'avevito gli altri a questa manifestazione per la raccolta di firme contro il terremoto. Ma vi ringrazio prevalentemente perché il senso di questo evento, sono certa, è quello di lanciare un messaggio che segni un po' di speranza, un po' di futuro, alla vigilia di una possibile, mi auguro anche probabile, approvazione di una proposta di legge la quale sancirebbe l'utero in affitto come reato universale, anche se come sarebbe.
è una proposta che ritengo di civiltà vera, pensando che il futuro di un popolo si costruisca e si misuri soprattutto sul rispetto che si ha per le persone più deboli e più fragili, che in questo caso sono mamme e bambini. Il fronte progressista sostiene che non c'è bisogno di intervenire di nuovo su una legge che già 20 anni fa circa sanciva il divieto di utero in affitto. Ma omette di dire che evidentemente la legge ha bisogno di essere modificata, perché così com'è, coppie etero e omo l'hanno sistematicamente aggirata. E queste coppie hanno perpetrato un reato creando un orfano indotto in nazioni dove la pratica è permessa, tornando poi in Italia per farsi riconoscere tramite trasmissione o altro un figlio così prodotto. L'esame quindi sostiene che la battaglia per vendere un affitto reato universale è evidente che non si supera, e siamo consapevoli che non si supera una modifica di una norma penale. Siamo altrettanto consapevoli che si sta facendo questa modifica, che sicuramente dovrà dare a tutti noi un segnale importante che c'è almeno un cambio di passo. La battaglia non è superata perché va combattuta prevalentemente sul piano culturale. Raccontando quante donne vedono il loro corpo devastato da terapie cortisoniche immunosoppressive, corpo umiliato, passato in termine forte, stuprato, perché quelle ricche vengono stuprate per denaro e quelle povere purtroppo si fanno stuprare per fame. Battaglia antropologica, sicuramente, c'entra l'uomo, c'entra la donna, non è una battaglia di fede e va fatta coinvolgendo tante più energie possibili. Io vorrei soffermarmi ancora qualche minuto sul tema fondamentale che ha introdotto il dottor, che ne ha parlato diffusamente il dottor Borgonò. Vorrei citare anche l'autodeterminazione, per esempio, è un concetto che insiste proprio per l'utero in affitto, e anche sull'utero in affitto insiste sul diritto della donna a decidere del proprio corpo, dimenticando che il diritto primario in questa situazione è del nascituro. A questo proposito però l'Europa, il Parlamento sostiene che tale diritto verrebbe violato dalla nuova norma di legge, impedirebbe alla donna il ricorso alla gestazione per altri. Poi, curiosamente, in maniera contraddittoria, lo stesso parlamentare invoca l'abbassamento delle norme sulla schiavitù, dimenticando che nulla è più schiavitù che un affitto, e anche sullo sfruttamento creativo. Vorrei ricordare la richiesta del matrimonio egualitario, tutto diventerebbe famiglia. E questo farebbe scattare soprattutto a Strasburgo il diritto al figlio per il benessere della famiglia stessa. Poi il problema della filiazione, che va dall'idea dell'Europa per l'adozione di un certificato di filiazione europea, già dall'Europeo, già dall'Italia bocciato, se sarebbe il loro dire giustificato per la libera circolazione delle genti, alle trascrizioni anagrafiche contro legge da parte di singoli NEM, e ricordo appunto che la Stepchild Adoption, alla quale faceva riferimento appunto il dottor Borgonò, l'adozione in casi particolari, è l'unico escamotage che non riconosce alcun rapporto parentale tra l'adottato e i parenti dell'adottato, e non è possibile senza l'assenso del genitore biologico, e creerebbe quindi una prevalenza genitoriale. Ed è a questo proposito che il fronte progressista ci suggerisce in varie trasmissioni televisive di farci lo cervello, dicendo che ci domanda perché avete stracciato la Stepchild Adoption dal DDL Zan e oggi la riproponete, la ripropone la Cassazione e quindi la magistratura come sola e unica forma di riconoscimento, anche se un po' monca. Proviamo a girare la domanda, ho pensato, perché la progressista andava bene ora e prima non andava bene più? La novità di ieri è quella già menzionata sempre dal dottor Borgonò e anche dagli atti dell'ultima sentenza della CEI. Perché e poi c'è i ricorsi di una coppia gay, ma anche di una coppia etero, rivolti, che si erano rivolti alla Corte Europea per un mancato riconoscimento,
dicendo, poi aspetteremo di leggere tutta la sentenza, perché il riconoscimento del legame di genitore intenzionale non si è scontrato in Italia come impossibilità generale ed assoluta, perché costoro avevano a disposizione appunto la schiacciata d'adozione, che io continuo a ritenere l'unica possibilità, cioè ci rimandano dalla finestra, quindi abbiamo cercato di far uscire dalla porta, perché è l'unica possibilità che rimarrebbe ancora per aggirare la proposta di reato universale. In ultimo, ma non ultima, questa piena campagna mediatica che sfrutta la compassione che ognuno di noi avrebbe e dovrebbe avere per un bambino parlando se fosse realmente discriminato. Si parla di bambini di serie A, di serie B, ma in questo caso di mediamento, non sapendo di mentire, non esistono diritti che alcuni bambini hanno e altri no. Anzi, vorrei dire che i bambini etichettati come di serie B hanno un diritto negato, ed è l'unico che viene negato e che rispetterebbe invece proprio di diritto, è quello di crescere con un papà e una mamma. Sentendo la televisione, così mi è venuto da riflettere sull'episodio della mamma orsa che è stata allontanata in quanto ha aggredito appunto il runner, eccetera, e in quanto madre allontanata anche dai suoi cuccioli. C'è stata una mobilitazione generale, mobilitazione che disfattamente, non era d'accordo nell'abbattimento. E allora però vorrei che qualcuno mi spiegasse come invece si viene accettando una morte giuridica ed affettiva della madre naturale dei cuccioli di uomo, calcolando che tra cuccioli di uomo e la madre nei 9 mesi gestazionali non si ha soltanto uno scambio di sostanze nutritive, ma di sostanze neuroendocrine, ed è questo che crea un importantissimo legame, che può essere ricostruito dopo il trauma del parto solo se si ridà questo cucciolo alle braccia del corpo di sua madre per fargli percepire l'odore di chi l'ha messo al mondo. Allora, con gli amici presenti, concludo, voglio senz'altro abbracciare la Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, l'onorevole Carolina Varchi e la sua proposta di legge condivisa, e voglio in questa occasione anche far sentire la mia voce forte e chiara in favore della vita, anche per i molti temi che potrebbero essere presenti sul tappeto di questo governo, come famiglia, natalità, livello demografico, suicidio assistito, droghe leggere, con il proposito di affrontare il tutto affermando che la vita è un bene talmente grande che va difeso sempre e comunque, senza te e senza ma, e soprattutto senza. In alcuni casi forse la GPA si potrebbe fare, soprattutto quando è un dono, quando è libero e gratuito. Peccato solo che un dono non sia mai. Grazie a tutti. Grazie a te. Voglio del piatto che l'ultimo relatrice pregando di stare presenti. Grazie. E sarò brevissima così, anche perché tutto è stato detto, cioè io mi ero preparata le foglie e tutto, ma non ho potuto rifare tutto perché, come ripeto, gli interventi sono stati di alto livello ed è stato più o meno detto tutto. Quindi farò delle provocazioni a questo punto, 3 provocazioni. La prima: si chiama Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi. Ammazzata, il suo assassino pagherà per un solo omicidio. Allora dov'è il diritto del nascituro? Come si fa a parlare di diritto del bambino se non esiste il diritto del nascituro? Se questo nascituro è considerato dalla legge italiana un tipo di identità, l'assassino pagherà per un solo omicidio. Si avrebbe da piangere a questo punto. L'aborto in Italia è legato entro 30, poche cose sono orrende da dire che non si potrebbe mai parlare di queste cose, però a questo punto la tematica è talmente scottante che oso dire che prima della legge dell'aborto il nascituro aveva un diritto, la vita non veniva messa appunto in discussione, la vita non esisteva solo alla nascita, ma esisteva durante i 9 mesi di gestazione. Ho parlato con dei legali per sapere se questa cosa che io avevo intuito fosse vera o fosse una mia immaginazione. Il nascituro, essendo ancora nato, non è considerato un essere umano, ma semplicemente un feto.
tutto ciò è stato registrato con la legge sulla sola. L'accendersi del problema, forse, quindi del bambino visto come un oggetto da comprare, da scambiare, da generare in una donna che viene appunto chiamata in inglese carrier, quindi una praticamente una portatrice tolta da qualsiasi umanità, come spesso appunto il narcisismo viene tolto da qualsiasi umanità, forse da ricercare in queste pratiche. Aver ceduto il passo su delle cose che erano normali, cioè sulla normalità del fare un figlio, procreare e considerare che quella procreazione fosse già vita. Un'altra questione, si è parlato tanto di neolingua orwelliana, io sono completamente d'accordo, ho scritto un paragrafo su questa cosa. La GPA, quindi la francese, gestazione per altri, la traduzione è scorretta, gestazione in porto terzi. Quindi se proprio dobbiamo ricreare una lingua orwelliana e utilizzarla allegramente, almeno facciamo la traduzione giusta in Italia. Gestazione per conto terzi. Gestazione pull-over, è questo che vuol dire in italiano. L'altra provocazione è quella del Medioevo, si è sentito parlare tanto che voi siete medievali, ma signori miei, il Medioevo non cadiamo in queste provocazioni. Il Medioevo è stato un periodo di enorme luce, di costruzioni di cattedrali, di invenzione della stampa, di invenzione della distilleria, scusatemi, che è stato comunque un pilastro della civiltà europea. Parliamo di un lato di tempo che supera i 1000 anni, in cui c'è stata una fioritura di arte incredibile. Quindi, ok, andiamo dal Medioevo, per me è un cavolo di complimento. Quindi anche noi siamo attenti a non cadere in questa loro neo-interpretazione della storia. L'ultima cosa, e poi concludo. Io sono chi sono perché ho un padre e una madre, perché prima di mio padre e di mia madre c'è un albero genealogico che dice dove io sono posizionata nella storia, qual è il mio compito, qual è il mio destino, qual è il posto nell'universo. Qual è il mio posto nell'universo? I miei antenati sono cavalieri teutonici, io sto qui e compio questa mia piccola esperienza terrena per fare qualcosa e per avere un senso alla mia vita. Se io non avessi questa storia dentro di me, come sarebbe la mia vita? Se il mio padre e mia mamma fossero un occhio addirittura, se voi andate su internet, ci sono molte coppie omosessuali che si chiedono se possano shakerare il loro sperma per dar vita a un individuo che almeno gli assomigli fisicamente. Ovviamente non è possibile questa cosa, almeno fino adesso. Però stiamo parlando di questa tipologia di persone. No, l'uomo e la donna hanno un ruolo, hanno un posto nella storia, hanno una responsabilità soprattutto nella loro esistenza, hanno un destino. L'utero in affitto, oltre ad essere una pratica mostruosa e ignobile che ricorda veramente i film più osceni post-apocalittici degli anni 70, oltre ad essere un business da tantissimi milioni di dollari e di euro, e soprattutto togliere all'individuo la propria identità, la propria speranza di vita, il proprio senso della vita, il proprio destino, il proprio posto e il proprio compito nella storia. Perché senza compito nella storia non c'è la storia, senza storia non c'è un paese, senza un paese non ci sono i confini, senza confini non c'è niente per fare senso di lontano. Grazie, mi piace, è l'ultimo di dirti bravo. Ho fatto con il più, ma erano spontanei. Bene, noi abbiamo finito come relatori per un impegno del pomeriggio. Allora, prima di andare via, pochi secondi, qualcuno vuole fare una domanda? Avete l'occasione di avere accanto alla mia sinistra, la prima domanda che è per voi, quindi non sono tanti altri volte che capiterà. Quindi, se volete fare qualche domanda, noi vi ascolteremo, altrimenti chiudiamo il convegno. Basta avvicinare il pulsantino che viene davanti, qualcuno vuole qualche approfondire? Nulla. Bene, vuol dire che sono stati insolienti, quindi ringrazio tutti, ringrazio l'onorevole
Susanna Cercanti, che era un collega molto con noi, che è venuto a staccarsi prima. Ringrazio il dottor Borgonovo, giornalista, vice direttore della Verità, senatore Simone Pillon, l'avvocato Pillon, che tutti conosciamo, che non si vede le sue battaglie, il dottor Jacopo, che del Movimento Pro Vita e Famiglia, professoressa in Argentinaria del Movimento per la Vita, Giulia Pilloni, Chiara del Fiatto, la Sezione Italia, e Carla Intacci, la Sezione Italia. Grazie a tutti.